Buongiorno, bentornati a Mezz'ora in più. Come dicevamo prima nel lancio, in queste edizioni ormai fattesi più lunghe, parleremo di alcune storie, non soltanto di una storia. L'intervista principale nostra è con Matteo Salvini. Buongiorno Salvini, come va? Buongiorno, buona domenica. C'è Buona uno domenica. splendido sole in Umbria. Va bene, come avete capito, sta in Umbria. Ci collegheremo poi più tardi, e sarà con noi Fico per commentare questo evento, con il luogo a Napoli dove si festeggia, il Movimento 5 Stelle festeggia i suoi 10 anni. Come dire, avere 10 anni e sentirli tutti, come si dice in questo caso, da cui ci sarà appunto la nostra inviata Emanuela Giovannini. Giovannini, buongiorno. Ci sentiamo. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie del tuo lavoro Ci lì. sentiamo dopo. Salvini, approfitto anche della sua pazienza e vorrei partire con un contatto con il nord della Siria, anche per, come dire, diciamo, connettersi immediatamente con questa tragica storia in corso che probabilmente farà riaprire tutto il grande caos medio orientale, del vicino Medio Oriente. Nella nord della Siria, dove stanno avanzando per l'appunto i carri armati e l'esercito di Erdogan, è rimasta una ONG, l'unica ONG italiana che è rimasta lì, si chiama Un Ponte è una ONG straordinaria, io la conosco ormai è una ONG che ha lavorato stabilmente nei punti più difficili dell'Iraq, adesso del nord della Siria. Noi siamo in contatto con uno di loro, si chiama Giacomo, non possiamo dirvi dov'è, non possiamo dirvi il cognome perché in questo momento c'è anche un problema di sicurezza di chiunque sia sul territorio. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Senti, allora non ti chiederemo dove sei, ti chiedi, naturalmente sei nel nord della Siria, esattamente che cosa vedi di lì, esattamente di che intensità e forza è diciamo, il push dell'esercito di Erdogan? Beh, sicuramente di una forza, di un'intensità che non ci aspettavamo. Le ostilità si estendono su tutto il confine settentrionale della Siria e hanno coinvolto la maggior parte dei centri abitati, nonostante l'intervento turco sia principalmente focalizzato sulla zona tra Tel Abyad e Ras El Ain, dove sono anche entrati attraverso le loro proxy, Free Syrian Army, eccetera. Sì. Sì. Hai un'idea di quanti civili vengono già spostati? Perché uno degli scopi di questa Certo. azione è quello di portare via proprio il territorio, le case, il terreno e spostare più avanti un intero popolo. Sai, hai un'idea di questo e un'idea di quante persone sono già state uccise? Guarda, al momento i dati ufficiali UN sono circa 200.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. A proposito dello spostamento della popolazione, io penso che al di là della retorica del governo turco sulla difesa della propria sicurezza e il volontario ritorno dei profughi, ci sia un chiaro tentativo di sostituzione etnica, un progetto che è già stato parzialmente implementato ad Afrin a seguito dell'operazione Olive Branch nel gennaio 2018 e una strategia che anche il regime di Assad ha provato a perseguire nei decenni passati. Al momento questo obiettivo appunto viene perseguito mediante un'offensiva non solo improvvisa e ingiustificata, ma anche indiscriminata, nella quale sono stati colpiti ospedali, scuole, panetterie e anche una centrale idrica che approvvigiona d'acqua circa 1 milione di persone. Quindi ci troviamo in presenza di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. Bisogna dire che oltre ai curdi, si parla molto dei curdi, ma anche lì ci sono i cristiani. Voi eravate presenti peraltro nel 2014 quando ci fu la cacciata da parte dell'ISIS dei cristiani dal centro del nord Iraq dal centro verso il nord dell'Iraq. Ci sono dei cristiani e diciamo, c'è un'emergenza mentre la politica discute di che cosa fare. Poi ne parleremo con Salvini che è qui. Con l'onorevole Salvini che è qui, volevo per l'appunto dire, c'è un'emergenza qualunque che intanto si può fare, avete bisogno di medicine, coperte, queste cose che poi sono le cose minime da fare quando inizia un'azione di guerra.
Guardi, questa è un'emergenza nell'emergenza. Noi stavamo già rispondendo in un'area che finalmente dopo 8 anni di guerra civile si stava stabilizzando e direi che stava anche in certi casi rivivendo una fioritura e anche più coesione sociale. Quindi quello che serve adesso è che questa offensiva si fermi immediatamente. Il rischio che ISIS riemerga, che certo fa audience, non è propaganda, è un pericolo reale. Il solo ricollocamento di truppe curde da sud verso il confine turco ha già determinato un deterioramento della situazione di sicurezza e alcuni grandi attacchi sia a Raqqa che a Kamishlo, di entità molto maggiore a quelli registrati poco fa. Va bene. Dobbiamo considerare che in geopolitica il vuoto non esiste, cioè se si apre un vuoto questo verrà riempito. Comunque nel corso della trasmissione, se a lei viene in mente di poter, come dire, chiedere una mobilitazione sociale minima di quelle cristiane, si direbbe, per aiuti da mandare, reintervenga tranquillamente. Grazie mille Giacomo, stia attento. Grazie. Arrivederci. Matteo Salvini, buongiorno. È un uomo di una ONG, ma non hanno le barche. Ecco. Possiamo dire qualcosa di giusto su... Fa bene questa ONG italiana essere lì? È contento lei? Ma è pieno di ONG e di associazioni di volontariato. L'Italia è una delle capitali mondiali del volontariato. Quindi se c'è qualcuno che a mio avviso sbaglia, infrange la legge, aiuta i trafficanti, non vanno confuse tutte le ONG e le associazioni di volontariato. Quindi giù il cappello nei confronti di chi sta rischiando la vita, anche perché la storia si ripete. Uno dei libri che più mi è rimasto dentro e più mi ha colpito negli ultimi anni è La masseria delle allodole di Antonia Arslan. E mi permetto di consigliarla a qualche ragazzo che abbia un po' di tempo libero, perché ci riporta indietro di un secolo al genocidio degli armeni, sì, ad opera dei turchi, dell'esercito turco e dell'impero ottomano. Era un secolo fa, esterminarono fra il milione e il milione e mezzo di donne e uomini armeni con una sostituzione etnica, come diceva esatto. Giacomo, che può essere con un secolo di ritardo cambiando, togliendo gli armeni. Mettendo al loro posto i curdi, più o meno la vicenda, il massacro è uguale. Ora non bastano gli appelli. Certo, questo volevo dirle. Pretenderei che il governo italiano, gli appelli alla pace, le sfilate, le fiaccolate, se uno è al governo non deve fare un appello, se uno è al governo interviene, ad esempio una riflessione, è ancora in corso la richiesta di adesione della Turchia all'Unione Europea, seppur sospesa. Possiamo dire una volta per tutte che va fermata definitivamente, cancellata, stoppata, eliminata qualsiasi ipotesi di adesione della Turchia all'Unione Europea, perché non ha nulla da condividere con i nostri valori, i nostri diritti e le nostre libertà. Certo, questo è piuttosto dunque, ragioniamo di Israele è la sua, da avvicinare ai nostri valori, non proposta. Sicuramente al regime turco. Questa è la sua proposta. L'Italia e il governo italiano stanno, come dire, sono efficaci o non efficaci in questa situazione? È l'Europa, se per questo l'ha già detto, insomma, ma gli italiani li vede molto giudicare. Attivi. Lascio giudicare a lei e a chi guarda, non solo sul fronte turco, c'è un altro fronte, quello sudamericano, che in quel caso coinvolge anche centinaia di migliaia di italiani che magari ci stanno guardando, e penso al Venezuela, ma non solo, penso al Perù, penso all'Ecuador, penso al Brasile, dove ci sono parlamenti sospesi, dove ci sono coprifuoco, pardon, non il Brasile che è l'unica democrazia che abbia un nome di questo genere, però in Sud America c'è il rischio democrazia e lì ci sono coinvolti anche tanti italiani. Ecco, a me piacerebbe, senza chiedere miracoli, un governo però efficace, veloce, sia in Siria che in Libia, che in Venezuela, che in Sud America. Ad esempio la Francia si è mossa sulla Turchia, la Germania si è mossa. Beh, anche l'Italia si è allineata. L'Italia si è allineata però alla richiesta che l'Europa parli ed è anche, diciamo, orientata alla sospensione delle armi, ma è abbastanza, diciamo, questa storia della minaccia di sospendere le armi, però Salvini la anticipo, io forse su questo non penso come lei, non è le sì, ma soprattutto non è efficace, è una questione. Le faccio un esempio concreto.
il prossimo bilancio dell'Unione Europea che stanno discutendo a Bruxelles prevede il finanziamento di circa 7 miliardi di euro alla Turchia, sempre in ottica adesione all'Unione Europea, oltre ai 15 miliardi di euro che l'Europa e quindi anche l'Italia hanno già regalato alla Turchia per ammodernarsi e certo. Per democratizzarsi. In realtà la Turchia ha usato quei soldi per fare concorrenza alle imprese italiane. Possiamo dire che regalare 7 miliardi di euro da qui ai prossimi anni alla Turchia è una follia? E possiamo chiedere che vengano fermati i finanziamenti italiani ed europei al regime turco? Possiamo pretenderlo da donne e uomini che ci tengono alla pace? Senta, c'è un aspetto che se lei fosse ancora ministro degli interni oggi sarebbe particolarmente complicato però per lei da affrontare. L'altra faccia di questa questione dell'efficacia o meno dell'Europa o dell'Italia nei confronti della Turchia è che la Turchia ha in mano il manico del coltello di varie migliaia di profughi siriani e ha minacciato di mandarli. E sarebbe bastato, faccio un attimo un passo indietro, per lei di fronte a questa minaccia chiudere i porti? Ci ha pensato? Ma il signor Erdogan ha minacciato di aprire le porte a 3,5 milioni di immigrati e guarda caso l'Europa in passato diede i soldi alla Turchia perché il paese più a rischio da un'eventuale apertura delle frontiere turche ovviamente non era l'Italia ma è la Germania, fisicamente e geograficamente parlando. Quindi l'Europa diede i soldi alla Turchia ma non diede i soldi alla Libia, per intenderci. Se c'era da proteggere la Germania si interveniva, se c'era da proteggere l'Italia, buonanotte ai suonatori. Noi non possiamo cedere al ricatto. Se veramente la Turchia aprisse le sue frontiere, l'Europa dovrà dimostrare di essere un continente. Quindi di far entrare chi ha diritto di entrare, ma di difendere i suoi confini. Quindi non sono minimamente preoccupato dalle minacce di un dittatore che per non bombardare esseri umani tiene in ostaggio altri esseri umani. Senta, una piccolissima domanda su questa parte qui e chiudo. Ma nel caso si arrivasse a dover presentare in Parlamento una richiesta... Di solito diciamo le mozioni che riguardano la politica estera vengono presentate in Parlamento, dipende, ma si chiede di solito l'unanimità perché la politica estera si intende come una politica comune. Nel caso ci fosse una efficace richiesta contro la Turchia, lei voterebbe o in questo momento continuerebbe a restarsene in Umbria e chi se ne frega di quel che succede a Roma? No, a parte il fatto che io domani sono a Roma, sono in Umbria perché oggi è domenica no, e quando riapre il Parlamento sono in Senato. Era un'immagine, visto che lei ha detto che si sta trasferendo in Umbria se vince. Sì, allora voterebbe? No, se questo governo presenta qualcosa di utile all'Italia e agli italiani, io lo sostengo, Sono mica uno di quelli che sta all'opposizione come faceva il PD, che qualunque cosa dicesse Salvini o qualunque cosa facesse Salvini non andava bene. Se portano un documento serio, efficace, coerente, che ferma i soldi alla Turchia, i finanziamenti alla Turchia e cancella definitivamente l'ipotesi di un ingresso della Turchia in Europa, la Lega lo firma e lo vota sicuramente. Ottimo, chapeau, mi sembra interessante quello che dice. Senta, la Russia... Ristiamo alla Russia. La Russia sta nel nord della Siria e la Russia è ancora a litigare con Trump e Trump litiga con la Russia appunto attraverso il Medio Oriente e la Russia ci sta in mezzo lei e la Russia a questo punto ha preso in mezzo anche Conte. Cioè ci sono tutti i fili di una storia che rientrano e ripartono dalla Russia. Lei dice che è stato preso, può essere che lei è stato preso in questa rete delle relazioni internazionali, lo scontro Russia-America o no? No, guardi, io continuo a ritenere che Putin sia un ottimo uomo di Stato, che sia meglio dialogare con la Russia piuttosto che giocare alla terza guerra mondiale e quindi non è utile, non è intelligente, non è culturalmente proficuo isolare la Russia mettendola nelle mani della potenza cinese che non ha bisogno di altri alleati. Quindi io ho lavorato, lavoro e lavorerò
senza che mi dessero valigette di rubli, di euro o di dollari per farlo, per riavvicinare Europa, Russia e Stati Uniti. Senta, lei se Conte ha chiesto... invece ha fatto altro senza autorizzazione, ha nascosto qualcosa al Parlamento, sicuramente a me e ad altri ministri non diceva nulla degli incontri organizzati con i servizi segreti dei dossier. Ebbene, se una delle ennesime puntate oscure lo chiarirà lui, io non so lei cosa dire. Lei dice che Conte deve andare a relazionare al COPASIR, che è il comitato, diciamo, che controlla l'intelligence, comitato parlamentare, insomma, politico. Esattamente per che cosa? Perché in Italia c'è un po' una divisione su questo. C'è chi dice che lui deve andare a presentarsi e a spiegare, c'è chi dice: ma che errore sarà stato mai? Sono i nostri, sono i nostri alleati da sempre, stanno sempre qui, hanno fatto ingerenze, uno in più, uno in meno. Tecnicamente, secondo lei, cosa deve spiegare al COPASIR Conte? No, ma guardi, non lo so, perché era lui che controllava i servizi segreti. Deve spiegare eventualmente se li ha usati a fini politici. Tutto qua. I servizi segreti vigilano sulla sicurezza nazionale, sul bene del nostro paese, sulla difesa non solo dei confini ma anche delle nostre aziende, per evitare che ci siano interventi a gamba tesa da paesi stranieri con le carte truccate. Quindi i servizi segreti vanno usati per difendere l'interesse nazionale. Insomma, se uno eventualmente sospetto... li usa per fini politici propri o di altri, evidentemente non li usa per quello per cui dovrebbero essere usati. Però li controllava lui, quindi non mi faccia fare processi a cose che non conosco. Però lei sospetta che un ministro della giustizia che arriva il 15 di agosto e poi il 20 Conte arriva in Senato e rompe con lei, peraltro accusandolo di non essere stato chiaro proprio sui rapporti con il Parlamento, sui rapporti con la Russia, forse una connessione c'è, le fa sospettare qualcosa questo? No, ma guardi, io non credo ai complotti. Io ho preso atto di un tradimento da parte del signor Conte e dei 5 Stelle, che sono venuti meno più di una volta alla loro parola. Sui servizi segreti non lo so. Io, a differenza di altri, non faccio i processi se non ne ho gli elementi. Mi stanno tirando in ballo per mille e uno cose diverse senza conoscer nulla, e quindi io lascio che Conte spieghi al Parlamento, al COPASIR, eventualmente ai giudici, se qualcosa nel suo passato, nel suo presente non è chiaro e oscuro. Però non faccio giudice, non faccio l'avvocato. Ma per la stessa, diciamo... In questo momento io lo contesto politicamente, non dal punto di vista legale. Politicamente, in un mese hanno litigato più loro in un mese che non noi in un anno, e tutto quello che avevano promesso si sta allontanando giorno dopo giorno. Questo gli contesto. Poi come usava i servizi segreti, spero che li usassi bene. Spero che li usasse bene, tutto qua. Senta, ma per la stessa legge di aurea serenità in politica che lei invoca appunto nei confronti di Conte, non dovrebbe anche lei andare, come Conte va al COPASIR, lei dovrebbe finalmente andare in Parlamento a spiegare i suoi rapporti con la Russia? Ho detto rapporti con la Russia, non la vicenda Metropol. Sono anni che spiego i miei rapporti con la Russia, alla luce del sole. Io sono anni che spiego i miei rapporti con la Russia. Io ritengo che sia utile avere buoni rapporti con la Russia. Le sanzioni contro la Russia non sono efficaci. Le sanzioni contro la Russia sono costate 5 miliardi di euro agli imprenditori italiani. Hanno fatto fallire degli agricoltori italiani e non hanno risolto nessun problema. Secondo me il problema non è la Russia, è il terrorismo islamico, è il regime turco, è il fanatismo internazionale. E quindi, ma questo lo dico da anni, lo dico in Parlamento, fuori dal Parlamento, a Milano, a Washington, a Roma, a Mosca, a Berlino. Penso che chiunque abbia capito che io ritengo che sia più utile andare d'accordo nel mondo piuttosto che litigare. Va bene. Senta, un'ultimissima cosa su Conte. Chi è il leader del Movimento 5 Stelle, secondo lei? Avrà visto ieri la kermesse, il primo giorno della kermesse napoletana. È Conte o è Di Maio? Ma guardi, non entro nel merito delle vicende e dei problemi altrui. So che qua in Umbria tantissimi elettori dei 5 Stelle sono ex elettori dei 5 Stelle. Una consigliera comunale di Terni, che è uno dei due capoluoghi, si è dimessa proprio questa settimana e ha detto non in nome mio, non col PD,
non con i poteri forti, non con Renzi, non con Gentiloni, non con la Boschi. Però, quindi insomma, chi è il capo il ruolo di un Conte, movimento che ha detto mai col PD ed è alleato col PD, mi interessa Conte, poco. Il ruolo di Conte è cresciuto, no? Rispetto a quando c'era sì, lei, sì. È cresciuto. Mm. No, no, ma vediamo cosa fanno. Ripeto, io le persone le giudico dai fatti. Vediamo che manovra economica portano, dopo le chiacchiere, le tasse sulle merendine, le tasse sulla cedrata, le tasse sulle badanti, le tasse sui conti correnti, la tassa sulla casa, la tassa sulla benzina per gli agricoltori. Allora, vediamo cosa portano in Parlamento. Sua, così mi darà un'opinione. Domenica prossima proprio l'Armageddon di due italiana, dei due Matteo. Ci abbiamo ovviamente una piccola cosa che è la Leopolda di Matteo Renzi a Firenze. Mi scusi Renzi se dico piccola rispetto al fatto che voi il 19 invece la stessa giornata a San Giovanni, la più famosa piazza di Roma anche per grandezza, d'Italia per grandezza, avete raccolto la vostra prima manifestazione e lì un milione ci va in sostanza. Non ci saranno bandiere di partito, ho sentito dire, è vero? Ed è vero che, come mai avete preso questo rischio proprio di San Giovanni? Perché le cose o le fai in grande o non le fai. Walt Disney diceva, se puoi sognarlo puoi farlo. E siccome io penso che milioni e milioni di italiani volessero andare al voto, pensassero che la sovranità appartenesse al popolo e quindi non condividono la nascita di questo governo e anche i primi atti di questo governo, almeno parole, dallo Ius Soli all'aumento della tassa sulla casa, agli sbarchi che sono triplicati, ebbene Piazza San Giovanni è la piazza più grande di Roma e sarà aperta a tantissime donne e uomini. Sono già organizzati 10 treni speciali e quasi 500 pullman da tutta Italia, da nord a sud. È aperta, ovviamente ci saranno, è organizzata dalla Lega, però è aperta a tutti. Ha aderito Silvio Berlusconi, ha aderito Giorgia Meloni, ha aderito Giovanni Toti, ma soprattutto hanno aderito tantissime associazioni di lavoratori, di studenti, di imprenditori, di commercianti, di agricoltori. E sarà dunque manifestazione pacifica, possiamo, dove presenteremo la nostra idea di Italia. Ecco. Sarà, possiamo dire che questo è il momento rifondativo della coalizione di destra che si era spaccata, anche perché lei l'aveva abbandonata, e invece voglio dire a Piazza San Giovanni, dove una volta si rifondava la sinistra, adesso si rifonda la destra. Cioè è l'atto di nascita del ritorno di una coalizione a destra. Glielo dico perché Berlusconi ha parlato appunto, ha detto per esempio convinto si torni alla collaborazione leale con Salvini, ha detto che ci sarà, sono agenzie che sto dentro in questo momento, che ci sarà, sarà in piazza. Insomma mi sembra che tra Meloni che ha già aderito e Berlusconi, poi le diceva Toti, siamo di nuovo, rinasce la coalizione centrodestra. No, guardi, rifondazione mi fa venire in mente rifondazione comunista, cioè il ritorno al passato. Nasce Vabbè, qualcosa di nuovo. Rifondazione, è ritorna la coalizione di centrodestra. No, guardiamo, no, non ritorna. Vogliamo andare oltre, vogliamo aggregare, vogliamo crescere, vogliamo includere chi non è mai stato parte della politica. Non rinasce il vecchio centrodestra come siamo abituati a conoscerlo da 20 anni. Per carità, governiamo in tante regioni, in tanti comuni, vinceremo molto probabilmente in Umbria, qua il 27 ottobre, perché il PD ne ha combinate di tutti i colori, però la mia ambizione è coinvolgere tanti italiani in più, tanti sindaci nuovi, tante realtà civiche, tante persone che non si riconoscono in un governo di sinistra, perché ormai i 5 Stelle, vista dal mio punto di vista, sono una parte di sinistra, sono una corrente del PD. E quindi, siccome l'Italia non è maggioritariamente di sinistra, e soprattutto nel rapporto con l'Europa non è suddita, perché il governo è nato perché così hanno voluto a Parigi, a Berlino, a Bruxelles, ecco, quella di sabato a Roma sarà una piazza di italiani, non necessariamente di destra, perché se qua in Umbria vinceremo, come i sondaggi dicono, è perché tanta gente che prima votava a sinistra questa volta voterà per la Lega, perché con gli operai ci siamo noi e con gli agricoltori ci siamo noi. Quindi ecco, pensa, io mi sforzo di far nascere qualcosa di nuovo. Lei pensa che se diciamo, la Lega vince a Perugia, vince in Umbria, porta con sé come dire, un segnale negativo forte, un vero scossone per il governo? Pensa che il governo
è organizzato in maniera tale da poter sopravvivere a tutto questo? Ma quelli sicuramente alla poltrona sono ben incollati, però l'Umbria è la prima di 9 regioni italiane che da qui alla primavera saranno chiamati al voto e in Umbria da 50 anni vince la sinistra. Quindi se dopo 50 anni, per la prima volta nella storia, elezioni regionali e non solo c'è la sinistra, ma ci sono anche i 5 Stelle alleati, se gli Umbri reagiranno con orgoglio e diranno a casa la sinistra scegliamo il cambiamento, evidentemente sarà un segnale anche a livello nazionale, poi toccherà alla Calabria, poi all'Emilia Romagna, poi alla Toscana, poi alle Marche, poi alla Puglia, però, poi alla Campania. Però ripeto, Salvini, lei può dire quel che vuole, però diciamo se sul palco di San Giovanni ci sono lei, la Meloni e Berlusconi, in fondo lei è tornato da dove veniva, da dove se n'era andato con uno strappo per formare il governo con i 5 Stelle. Insomma, mi sembra che comunque questo suo ritorno a casa è un po' un ritorno, è un po' una debolezza sua. No, ma mi scusi, no? Ma questa è la sua narrazione che non è la mia e in democrazia ci sta così. Col centrodestra noi governiamo la metà delle regioni italiane e migliaia di comuni e coi 5 Stelle io andai al governo con l'accordo del resto del centrodestra. Non è che mi alzai una mattina dicendo ciao, stamattina cosa faccio? Provo a governare con i 5 Stelle. No, il resto del centrodestra mi disse pur di non andare alle elezioni, prova a vedere se riesci a fare qualcosa con questi qua. Io per 14 mesi ci ho messo tutto l'impegno, la pazienza, il buon cuore del mondo e poi dopo il 37esimo no, e no alla TAV, e no alla Gronda, e no all'autonomia, no alla riforma della giustizia, no alla flat tax, no qui, no là, ho detto ragazzi, coi no l'Italia si ferma. Senta, circola voce che Andrea Crippa, più di una voce, il vice segretario della Lega, ha detto ci hanno contattato 9 senatori M5S, se gli diamo un seggio votano no a Conte. Lei farebbe un'operazione del genere, che è un'operazione, per essere uno come lei che si è molto speso contro il trasformismo, sarebbe una classica operazione trasformista. Lo farebbe? No, ma nessuno sta parlando di voti in cambio di qualcosa e noi non andiamo a cercare nessuno. È vero che a livello locale, nei consigli comunali, nei consigli regionali, alla Camera, al Senato, a Bruxelles, tanti 5 Stelle si sentono a disagio, perché sono entrati in politica per combattere il vecchio sistema, i poteri forti, la finanza, e in Italia il vecchio sistema fa rima con Partito Democratico, e Banca Etruria, e Monte Paschi, era Di Maio che parlava del partito di Bibbiano, di Mafia Capitale. Qua in Umbria si va a votare perché hanno arrestato degli amministratori del PD su denuncia dei 5 Stelle, e mettetevi nei panni di uno dei 5 Stelle in Umbria che prima li ha fatti arrestare e adesso è alleato nella scheda elettorale. Quindi se qualcuno vorrà proseguire la sua battaglia politica di onestà con la Lega, per carità, se è persona per bene le porte sono aperte, ma non in cambio di nient'altro. Noi non è che siamo qua al mercato a dare, a chiedere. Capisco la crisi di coscienza, però, certo, di tanti elettori e militanti dei 5 Stelle, ma no, non siamo a chiedere niente a nessuno, né nessun 5 Stelle si permetterebbe mai di chiederci posti. Se qualcuno vuole fare la sua battaglia contro i poteri forti del Partito Democratico insieme alla Lega, è il benvenuto, perché io non cambio idea rispetto a Di Maio. Quando io dico mai col PD, dico mai col PD. Senta, io ho un'ultima domanda. Questa settimana, in preparazione del grande weekend, come dicevo, dei due Mattei, c'è anche il grande confronto che farà la RAI, fortunatamente, il bravissimo Vespa. Si sfideranno Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il suo Giorgetti è venuto qui 2 trasmissioni fa e ha detto che Renzi è l'unico leader carismatico e che in fondo è quasi... Adesso non ho letterale, però non mi smettirà perché ce l'ha, è lungo il suo letterale. Diceva, in fondo è quasi un destino che i due si incontrino. Io però le devo dire la santissima verità. Ho 2 dubbi. Uno, non ho capito perché
Cioè, non capisco perché siete destinati a incontrarvi e in che modo. Secondo, non capisco perché lei, che è la prima forza politica del paese, si incontra con Renzi, che al momento non ha neanche un segno sui poll, credo segni 2, 2, 5, eccetera. Perché fate questo incontro? Io non lo capisco, cioè non dico politicamente, fate benissimo a farlo in televisione, in Rai, gratissima. Però voglio dire, perché? Perché io sono profondamente diverso da Renzi, perché quando lui era potentissimo e noi eravamo piccolini gli ho chiesto 10 volte un confronto pubblico, non accettò mai, scappò sempre. E invece è vero, la Lega adesso è il primo partito, se si votasse oggi, stando ai dati, 1/3 degli italiani sceglierebbe la Lega, le proposte della Lega, le donne e gli uomini della Lega. Ma siccome io sono umile, non mi sento un genio tutt'altro, e amo il confronto, amo il dibattito, amo raffrontare le mie idee con le idee degli altri, io non dico mai di no a nessuno. Se volessero confrontarsi Di Maio, Zingaretti, chiunque altro, io sono assolutamente a disposizione. Se uno è certo della bontà delle sue idee, non dice mai di no al confronto. Altri l'hanno fatto, io sono fatto così, sarà un mio difetto. Poi permettetemi, sabato lei dice i due Mattei, le due iniziative, un conto saranno le centinaia di migliaia di persone che ci saranno in piazza San Giovanni e si pagheranno il pullman in treno, un conto è un ritrovo radical chic molto costoso e molto ben strutturato e organizzato come quello della Leopolda, che con tutto il rispetto è ben diverso dalla piazza della Lega. Però io rispetto tutto e tutti. Va bene, allora senta, io le... quindi non è che Matteo Renzi è destinato a essere il suo avversario in futuro, secondo lei? È solo una cortesia. Non so come si organizzeranno a sinistra. Poi peraltro bisogna essere molto attenti perché lì nasce un partito alla settimana, quindi Renzi è uscito dal PD, ma la Boldrini è entrata nel PD, quindi lì bisogna essere molto attenti a cosa succede nei dintorni del PD. Intanto quello che è certo è che il 27 ottobre gli umbri voteranno e sarà il primo test, e sono molto curioso di vedere come voteranno gli umbri il 27 ottobre. Tutti siamo curiosi. Io la saluto, però le posso dire una cosa, lei è molto calmo e tranquillo quando parla della politica, però con Carola Racchete non mi è piaciuto e avrebbe dovuto essere su questo molto molto diverso. È una questione mia personale, glielo posso dire? Ha esagerato con quella donna. Ma la signorina ha rischiato di ammazzare 5 militari italiani che facevano il loro lavoro, le sembra normale? Non mi sembra normale fare volontariato rischiando di ammazzare 5 militari italiani a bordo di una motovedetta. Mi permetta di fare un po' tirare su una bandiera delle donne, su. Mi è sembrato che lei abbia esagerato. No, ma poteva essere anche un maschione di 2 metri, biondo con gli occhi azzurri. Ma se uno rischia di ammazzare dei militari italiani che fanno il loro lavoro, a me non sta simpatico. Ho questo difetto.